Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata Kinder Bueno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono Kinder Bueno, farina di tipo 00, burro a pezzetti, zucchero semolato, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato, la scorza di limone, gocce di cioccolato fondente e crema gianduia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina il burro le uova e il tuorlo la vanillina e il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e facciamo amalgamare per 20 secondi antiorario velocità 2. Il composto è pronto, trasferiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la farolla dal frigo, adesso ne toglieremo una parte, un terzo circa, che ci servirà per la copertura. Stenderemo la frolla tra due fogli di carta da forno. Una volta stesa, la posizioneremo su una teglia quadrata delle dimensioni di 25 x 25 cm. L'abbiamo posizionata nella teglia, come vedete abbiamo fatto anche rivestito anche i bordi. Adesso metteremo la crema gianduia sul fondo. Posizioniamo adesso il Kinder Bueno. Stendiamo il resto della frolla e posizioniamola sopra. Abbiamo chiuso, come vedete bene, i bordi. Adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata Kinder Bueno. Grazie e alla prossima ricetta.